Salve a tutti ragazzi e benvenuti al video tutorial ufficiale in italiano su come impostare e avviare online CTR sul vostro PC. Allora, come forse saprete o non saprete in generale, adesso si usa un launcher per, diciamo, avviare tutto il processo dallo scaricare appunto l'emulatore fino a impostare eccetera eccetera. Senza di esso voi non potete giocare online CTR, d'accordo? Ora, scaricate lo zip del launcher direttamente dal server Discord. In descrizione nel video potete trovare l'invito al server se non siete già dentro. Entrateci e dovete entrare qui, in questo canale chiamato, Latest Build. Ok? Dovete entrare qui e scaricarlo cliccando sul link qua. Ok? Una volta che l'avete fatto, vi si aprirà, vi uscirà sul PC, dipende da dove l'avete scaricato, lo zip. Aprite lo zip e troverete dentro la cartella con launcher. Prendete e spostate il launcher in una qualsiasi cartella che volete, insomma, io l'ho già fatto, come potete vedere qua. E dopodiché aprite la cartella. Vi troverete davanti a una serie di file, quello che vi interessa è questo, launcher.exe. Ok, appunto eseguibile. Apritelo. Ecco, adesso mi è entrato sull'altro schermo. Ok, e vi uscirà questo. Allora, tenete conto che qua non c'è scritto niente, purtroppo, perché ho già provato a fare qualche test prima. Allora, questa è una versione del launcher che è ancora in fase di beta, come potete vedere. Perché è in beta? Perché sono state aggiunte alcune funzioni, tra cui diciamo diversi linguaggi. Ok, ovviamente c'è anche l'italiano, la traduzione è stata a cura mia, quindi diciamo che un po' era anche un modo per diciamo spoilerare, diciamo così. Ora, che cosa dovete fare voi? Ups, non era... Dicevo, cosa dovete fare voi? Vi chiederà tre cose principalmente. Vi chiederà di inserire un nome utente, quindi username. Io posso mettere ovviamente corso. Vi chiederà un file BIOS, questo è importantissimo, il file BIOS avvia tutto il sistema di gioco, quindi senza di esso non funziona niente, ok? Io ovviamente, sempre per il motivo prima citato, mi ero già preso un bin, diciamo, da parte. Tutti quelli che finiscono con 1, in questo caso vedi io il bin del BIOS che finisce con 1, 7001, no? Tutti quelli che finiscono in 1 sono BIOS americani. Perché? Perché Online CTR funziona solo e solamente su una ROM di CTR americana. Ok? Quindi vi serve un BIOS americano. Aprite il BIOS, quindi il percorso che porta al BIOS, e fate apri. Lo ripeto per farvi vedere il processo. Seleziono il bin del BIOS e faccio apri. Stessa cosa per il file di gioco. Qui però vi si chiede di mettere la ROM non patchata di CTR americano. Anche qui io mi sono già portato avanti, come potete vedere. Quindi seleziono la ROM non patchata, ripeto, non patchata, quindi non modificata, e faccio apri. Ok, bene. In questa, diciamo, versione del launcher beta ci sono anche altre funzioni, come finalmente la modifica delle impostazioni di gioco. È possibile togliere la musica, che prima purtroppo non era possibile fare questo perché non si poteva accedere a meno di pausa. Invece così facendo adesso è possibile abbassare tutto ciò che si vuole, quindi abbassare il volume degli effetti sonori, abbassare il volume della musica e abbassare il volume della voce. Una volta che avete fatto questo, ci sono anche delle impostazioni avanzate che vi chiede di skippare il checksum del gioco. Vi consiglio di non selezionarlo, altrimenti, come dice, diciamo, il launcher stesso, potrebbe succedere che, se selezionato, potrebbero succedere degli errori, e quindi è meglio evitare. Inoltre avete anche la possibilità, se volete, di cancellare le versioni precedenti di Online CTR, se nel caso voi ne aveste. Io consiglio di tenerla attivata perché ovviamente le versioni precedenti non servono più. Una volta che esiste una versione più recente, quella precedente diventa obsoleta e, diciamo, appunto viene consigliato eliminarla. Una volta che abbiamo fatto tutto questo, il
launcher vi dirà che c'è un aggiornamento disponibile. Noi in questo caso non abbiamo una ROM patchata per giocare CTR, tant'è che infatti non mi fa neanche lanciare il gioco. Possiamo solo aggiornare. Noi facendo update vi inizierà a scaricare un paio di cose. Prima cosa ovviamente vi scaricherà l'emulatore, un emulatore che sarà proprio dedicato solo a online CTR, non verrà usato per altro questo DuckStation, ok? Poi inizierà a scaricare altre cose, tipo il client, che è importantissimo, senza di esso non si può giocare, la X-Delta, ossia la patch da applicare alla ROM, ovviamente con i suoi dovuti tempi, dato che la mia connessione non è granché, i file INI, che sono le impostazioni grafiche, anzi no, in questo caso non grafiche, meglio dire di performance, ok, delle emulature nei confronti della ROM. E l'update è stato completato. E adesso faccio launch game. Come potete vedere dietro il client si è attivato. Ecco qua. Questa è un'altra cosa molto importante che adesso vi spiego. Il Pine, qua c'è scritto DuckStation Pine Socket Acquired. Allora, con le ultime versioni del launcher, DuckStation e il launcher comunicano direttamente attraverso il Pine. Adesso non mi chiedete le specifiche perché non le so, però essenzialmente dovete tenere attiva la funzione che vi dice di avere il Pine attivato. Cosa dovete fare voi? Aspetta, ve lo faccio rivedere. Ovviamente l'emulatore verrà scaricato in lingua inglese. Voi potete cambiare la lingua andando in Settings, Language, e c'è Italiano. Ovviamente l'emulatore si riavvierà per mezzo secondo. E adesso in italiano. Ora, che cosa dovete fare voi per vedere se il Pine è attivato? Qua, nel caso non sia attivo, vi dirà direttamente nel client che c'è qualche problema. Se così fosse, dovete andare in impostazioni avanzate e vi aprirà quest'altra finestra. Da qui dovete scendere giù fin quando non arrivate a Enable Pine. Ecco qua. Voi dovete attivarla spuntando qui, ok? Fate chiudi e adesso Pine è attivo. Riavviate il launcher, cioè proprio chiudete tutto, no? Questo chiudete. E il launcher, fate di nuovo launch game. Ecco qua. E siamo di nuovo dentro. Ora, ovviamente, però c'è un altro problema. Quest'altro problema riguarda il controller. Allora, ovviamente, siccome vi è stata scaricata una nuova versione, diciamo vaniglia, quindi senza impostazioni, senza niente, anche il controller dovrà essere impostato. Voi come fate per impostare? Così. Andate in impostazioni, andate in controlli. Da qui vi si aprirà un'altra finestra dove ci sono impostazioni globali, porta controller 1, porta controller, eccetera. Una cosa importantissima è che la porta del controller 2 non deve avere controller attivati, quindi deve essere scritto non connesso, altrimenti succedono problemi. Ora, da qui, come potete vedere, i tasti sono impostati tutti sulla tastiera, perché chiaramente di base viene impostato così. Ora, voi dovete avere un controller già collegato, diciamo, o via cavo o via wireless, e dovete impostarlo. Quindi, adesso io lo farò in diretta qui con voi. In diretta ovviamente si fa per dire, nel senso, allo stesso momento in cui vi sto parlando. Con una mano sola, tra l'altro, non è proprio la stessa roba. Ecco. L3. Select. Start. Ho premuto il tasto sbagliato, bene. R2. R1. R3, magari R3, grazie. Triangolo, quadrato, cerchio, X, su, giù, sinistra, destra. I tasti adesso sono stati impostati. DuckStation fa un salvataggio automatico, quindi non c'è bisogno di fare tipo applica, cose del genere. Chiudete e il controller sarà automaticamente, come potete vedere, funzionante. Ora, chiaramente l'audio di gioco però mi sta già stordendo, quindi adesso passerò un po' l'audio del desktop. Ok, bene. Ora, siete pronti. Potete già iniziare a giocare se volete. Però vi faccio un'altra piccola spiegazione per proprio chi non ha mai giocato online CTR, va bene? Ci sono diversi server. Tutti questi che vedete qua sono tutti server. Quindi abbiamo server in Europa, server in America, più specificatamente New York, come potete vedere. NYC sarebbe New York Central, no? Messico,
Brasile, Australia e Singapore. I server, diciamo, nello specifico, non influiscono tanto, perché alla fine dei conti online CTR è solo gare senza oggetti. E, diciamo, gli avversari non sono non si possono fare le collisioni con loro, ma è semplicemente te contro di fantasmi. Quindi anche se magari gli altri laggano, il tempo che viene registrato alla fine di una gara rimarrà quello. Il lag non va a inficiare alla fine sul gioco. Ed è una cosa positiva questa, se me lo chiedete. Per cui qualsiasi server voi scegliate non importa. Chiaramente però, siccome non ci sono tante persone a giocare al momento, il server che viene usato di più è quello europeo. Come potete vedere ci sono 3 persone addirittura, wow. Detto questo, un'altra cosa che vi insegno è che se volete tornare indietro dovete premere Select. Ecco qua, come potete vedere, io torno indietro premendo Select. Ora, ci sono tantissime stanze, voi potete entrare... Ah, ecco, questa è la cosa importante. Se vedete una stanza segnata in grigio vuol dire che sono già in gara. Ovviamente ogni lobby può avere fino a 8 persone, quindi se vedete che ci sta scritto 8 su 8 chiaramente non potete entrare. Ecco, adesso si è finita la gara e io posso entrare se voglio. Ecco qua, ci sono altre 2 persone, no? Io posso anche adesso selezionare il personaggio. Una cosa fondamentale di online CTR che bisogna sapere è che tutte le classi hanno la stessa velocità, la stessa accelerazione. Vabbè, adesso io non giocherò, vi farò solo vedere che funziona. Ecco, si sta avviando. Ammazza che schifo di SG. Vabbè, comunque ho premuto Select per tornare indietro, ok? Se volete uscire da una lobby dovete premere Select. Premete Select e vi porterà al menu principale. Da qui potete ripetere lo stesso processo. Se siete magari il primo giocatore della lobby potete anche scegliere, diciamo, un attimo che posso anche ingrandire lo schermo così penso, ok. Potete anche selezionare appunto la pista dove gareggiare, no? Per dire voglio gareggiare su Mystery, e potete scegliere se gareggiare un giro, 3 giri, 5 giri o addirittura 7 giri. 7 giri è già un po' sconsigliato, però dire io da giocatore senza oggetti, che sono, preferisco sempre 5 giri. Però una volta che avete fatto questo, un'altra volta selezionate il personaggio. Io ora abbasso un po' ancora il volume perché mi sa che è ancora troppo alto. E voilà. Questo è tutto. Online CTR purtroppo, diciamo, in questo momento storico è ancora un po' instabile. Potrebbero succedere di crash, di bug in generale, quindi vi butta fuori da una lobby oppure non si riesce a connettere a una lobby. Insomma, queste sono tutte cose che accade a chiunque, ma in generale adesso siete impostati, potete giocare quando volete. Vi ricordo che una volta che avete finito di giocare dovete chiudere qui. E dovete anche chiudere launcher e client. Se chiudete il launcher, tecnicamente dovrebbe chiudere anche il client, vero? No, dovete chiudere entrambi, ok. Devo rigiocare? Voglio rigiocare? Come faccio? Vado di nuovo dove sta il launcher, riapro l'eseguibile del launcher, che ovviamente si apre nell'altro schermo, mannaggia la miseria. E mi esce di nuovo tutto, diciamo, tutta la finestrella. Però basta fare launch game. Fate launch game e voilà. Siete già impostati e pronti per giocare. Spero che il video sia stato esaustivo. Se avete domande a riguardo, io sono qui a disposizione. Fatemi ovviamente un commento sotto nel video e vi risponderò a tempo debito. Vi ringrazio e alla prossima!